In questi tempi sentiamo sempre più spesso notizie tragiche legate al cosiddetto amore tossico, alla possessività esasperata che in alcune coppie giunge fino alle estreme conseguenze. Ma al di là di questi casi di cronaca nera, ciò che io ho notato e noto sempre di più, anche fra i giovani e i giovanissimi, è proprio un ritorno della possessività. Dopo gli anni mitici 68, gli anni 70, libero amore, le coppie aperte e tutto il resto, stiamo tornando invece a delle coppie drammaticamente chiuse, ma chiuse nel modo peggiore possibile, in cui fondamentalmente c'è un continuo meccanismo di controllo, castrazione dell'altro, no? Basata su un senso di profonda insicurezza che non permette l'elaborazione di un eventuale lutto, o separazione, o abbandono, eccetera, e che porta quindi a questo tipo di relazioni asfittiche, no? In cui non si respira. 50 messaggini al giorno, telefonate continue, scenate di gelosia, giochi di, come dire, tentativo di influenzare l'altro da un punto di vista psicologico, di piegarlo ai nostri desideri, alle nostre aspettative. E in più tutto quel gioco tremendo di transfert positivo e transfert negativo, no? Da una parte all'inizio dell'innamoramento si proietta sull'altro tutto il meglio, il bello, tutto ciò che noi desideriamo di meglio e di bello dalla vita, salvo poi quando ci si rende conto che l'altro ovviamente è se stesso e non è l'incarnazione dei nostri desideri, ecco che subentra il transfert negativo e che si trasforma in odio, in rifiuto e quant'altro nei confronti di colui che ci sembra abbia tradito le nostre aspettative. Un esempio classico di transfert positivo che si trasforma in transfert negativo nella storia e nel mito è il tradimento di Giuda, Giuda Iscariota. Discepolo, l'apostolo che amava moltissimo Gesù, ma aveva proiettato su di lui presumibilmente le proprie aspettative messianiche politiche e si sente deluso quando Gesù non corrisponde a queste aspettative, fino al punto di tradirlo. Tradirlo per poi pentirsi e giungere quindi al suicidio. Sembra quasi di sentire certe storie al telegiornale, no? La mia compagna mi ha tradito, non è stata alla mia altezza, quindi la uccido e poi mi uccido, no? È un prototipo, potremmo dire, un archetipo della follia del transfert positivo che si trasforma in transfert negativo. Ma se noi non impariamo che l'amore è lasciare l'altro libero, è liberarlo. Sting, cantava tanti anni fa una bellissima canzone che si chiama If You Love Somebody, Set Them Free. Se ami qualcuno, liberalo, rendilo libero. Ecco. Questa è l'essenza dell'amore. Se ami qualcuno, devi lasciarlo libero, devi avere fiducia, fede in lui. Devi prima di tutto essere una persona abbastanza risolta tu e sufficientemente sicura da poter accettare il rifiuto, poter accettare la fine, anche perché ogni amore, che sia l'amore per un maestro, l'amore per un partner, l'amore verso un figlio, prima o poi può finire, ma non è una tragedia, è semplicemente la vita, le cose si modificano, cambiano, anche gli amori si modificano, cambiano,
la legge dell'impermanenza, ma dobbiamo avere sviluppato in noi un certo grado di sicurezza, di centratura, no? Dobbiamo essere delle persone sufficientemente risolte, se no, come diceva ai suoi tempi Khalil Gibran, meglio coprire le tue nudità e passare oltre l'aia dell'amore. Se non sei pronto, è inutile che ti metti in gioco e poi fai dei disastri. Io ho la sensazione che tantissime persone non siano più pronte, non abbiano più la maturità sufficiente, la capacità di amore per la vita, di equilibrio interiore, la corpo, parola e mente e così via, che gli possano permettere di avere un rapporto sano, equilibrato e quindi liberante per se stessi e per l'altro. Dobbiamo lavorarci molto sopra e rifletterci molto, perché se l'amore è amore, l'amore libera. Se quel qualcosa che noi chiamiamo amore non libera, non è amore.